Erano in due a volto coperto, arrivati a piedi dal centro abitato e poi fuggiti sfruttando l'altro cantiere. A distanza di 10 giorni emergono nuovi dettagli sull'incendio doloso che nella notte del 19 luglio scorso ha danneggiato il pallone tensostatico di Villa Castelli in via di completamento. Le indagini sui misteriosi attentatori proseguono proprio come i lavori e lo stesso sindaco ha incontrato il prefetto di Brindisi per chiedere che sia fatta chiarezza su un episodio inquietante che fa il paio con un altro atto vandalico registrato recentemente in un parco. Non si può rimanere senza sapere chi e come e perché abbia compiuto tutto ciò. Sono fiducioso anche perché il dottor Luigi Carnevale mi ha dato ottime speranze, sarà sul territorio nei prossimi giorni, so che gli inquirenti stanno lavorando bene, sono fiducioso che Villa Castelli non merita tutto ciò, perché questa struttura, il danno è per tutta la comunità. Pensate che a fine settembre ci riusciremo comunque, dobbiamo inaugurare. La cosa più grave è che è accaduta nel giorno della strage di Via D'Amelio. Nota a margine, la struttura, rivela fuori onda il primo cittadino, sarà intitolata al giudice Paolo Borsellino, perché no, il 19 luglio non è una data qualsiasi e non lo è neppure quella zona da decenni in attesa di una promessa mantenuta, di un'opera finalmente compiuta.